Nella nostra rubrica di oggi abbiamo il piacere di ospitare il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Senta, oggi è una giornata un po' particolare perché viene subito dopo quella del 25 novembre, quindi ne approfitterei prima di parlare di politica per fare un attimo il punto su questi due eventi che ci stanno, come dire, anche turbando in queste ore. L'ultimo, quello di cui accennavamo poc'anzi, la scomparsa del campione di Maradona. Qual è stata la sua reazione alla notizia? Beh, io credo che chiunque, veramente, anche chi non segue il calcio, chi non ama il calcio, abbia vissuto questa perdita come la perdita di una persona che gli apparteneva, perché Maradona apparteneva a tutti noi, a tutta Napoli, a tutta la Campania, era uno che è entrato nel sangue e nella carne della gente. E mi lasci dire una cosa, io ho riflettuto molto, questa morte mi ha fatto riflettere molto, perché Maradona era un grandissimo campione indiscusso, il più grande del mondo, ma ha messo insieme questa sua grandezza anche con la manifestazione di tutta la sua fragilità. È uno che non si è nascosto, che si è mostrato così com'era, anche nei suoi limiti, nelle sue debolezze. E in fondo i limiti e le debolezze ce li abbiamo tutti. Lui non ha scelto di non sottostare alle regole che sono crudeli e spesso ipocrite del sistema, diciamo, mass mediatico, quando si è un personaggio pubblico, ovvero quello di non ammettere mai i propri errori, di non chiedere mai scusa, quello di mostrarsi sempre infallibile, altrimenti poi si viene attaccati e massacrati. Lui ha scelto di non sottostare a questa logica, si è mostrato nella sua profonda e fragile umanità, che poi appartiene a ognuno di noi, e credo che questo abbia consentito una grandissima identificazione di massa, cioè gli abbia attirato veramente l'amore delle moltitudini che si sono riconosciute e identificate in lui, che l'hanno sentito vicino. Quindi insomma c'è anche una chiave di lettura molto umana in questa scomparsa e nel vuoto enorme che lascia nella nostra città questo enorme e ineguagliabile campione. Io ieri subito ho scritto che auspico che lo Stadio San Paolo venga intitolato a Diego Armando Maradona, è uno degli uomini più grandi della nostra Napoli, e mi sembra che sia una scelta e un parere condiviso dalla cittadinanza, ma anche dalle istituzioni. Torniamo al 25 novembre, Valeria. Noi ricordiamo, al di là delle celebrazioni, ricordiamo sempre i nomi delle donne vittime di violenza, e nelle ultime ore se ne sono, ahi noi, aggiunte altre, proprio mentre noi ricordavamo questi eventi e ci dipingevamo di rosso per chi poteva. Ricordo nella precedente consigliatura una serie di iniziative poste in essere a livello regionale per questo tipo di situazione. Ora toccherà a lei e agli altri che siete stati eletti portare avanti e a compimento le cose che sono state iniziate. Assolutamente sì, e io diciamo sono un po' allergica alle celebrazioni quando queste celebrazioni diventano ipocrisia. Le celebrazioni invece hanno un senso grande e nobile quando si accompagnano poi al fare, alla volontà da parte di chi governa, di chi prende decisioni di risolvere le situazioni più problematiche e di offrire degli strumenti importanti. Durante la scorsa legislatura io sono stata la prima firmataria di una proposta di legge sulla violenza di genere, in cui si dava una sistemata complessiva a quello che è il tema del contrasto alla violenza contro le donne nella nostra regione, mettendo che oggi ha una legislazione molto disomogenea, ci sono stati una serie di interventi, non si è mai messo mano a un coordinamento vero tra tutte le istituzioni coinvolte, con chi poi opera nel concreto, per esempio con le case famiglia, con le case rifugio. Per cui appunto bisogna introdurre i codici rosa all'interno di tutti i pronto soccorso, attivare negli ospedali delle equipe multidisciplinari che possano seguire e accompagnare le donne. Non può essere un caso isolato, lasciato alla buona volontà di qualche direttore generale. Dentro questa proposta di legge c'era anche il tema della violenza omolesbo-transfobica, quindi mettevamo insieme questi due aspetti. Questo ha irritato qualcuno, per cui alla fine
di quella legge è stata approvata soltanto la parte relativa al contrasto alla violenza omolesbo-transfobica e tutta la parte sulla violenza sulle donne è stata accantonata. Io riprenderò tutto quel lavoro fatto e appunto lo depositerò nuovamente come una proposta di legge ad hoc per il contrasto alla violenza sulle donne e mi auguro che questo Consiglio regionale voglia veramente dare alla Campania una legislazione all'avanguardia in un settore fortemente critico, dando quindi risposte a chi oggi continua a subire una violenza cieca e inaudita, lo dico da donna, lavorando anche però sugli uomini che agiscono violenza in maniera appunto che si possa risolvere questa problematica a 360 gradi. E veniamo alla sanità, quella che ormai stiamo trattando da mesi, questa campagna zona rossa o zona rosé, come l'ha definita il governatore De Luca. La vostra posizione su come la Campania sta agendo e reagendo rispetto anche alla situazione attuale nel nostro territorio, cosa mi dice? Beh, guardi, è molto difficile fare sintesi. Io ho combattuto per 5 anni la gestione pessima della sanità in Campania, denunciando lo smantellamento sistematico degli ospedali, la mancata assunzione del personale anche quando l'allora ministro Giulia Grillo aveva sbloccato anche per le regioni in piano di rientro questa possibilità. Ho denunciato la privatizzazione della sanità con l'inserimento degli ospedali privati a pieno titolo all'interno del piano ospedaliero, quindi della programmazione ospedaliera regionale e nella rete dell'emergenza. Ho denunciato la totale assenza della sanità territoriale. Purtroppo tutto quello che non funziona in tempi ordinari diventa dramma in tempo di emergenza ed è chiaro che diventa poi difficilissimo correre ai ripari rispetto a quello che non si è fatto in 5 o in 10 anni mentre ti sta arrivando addosso uno tsunami. Siccome io ritengo che in questo momento la priorità non sia quella di fare attacchi politici perché poi quelle responsabilità verranno tutte al pettine, ci sono anche numerose indagini della magistratura, ma sia quello di dare risposte ai cittadini, io ho cercato di pormi in questo atteggiamento, quindi sin da subito ho inviato una serie di proposte alla giunta regionale, per esempio appunto di potenziamento della sanità territoriale, la creazione di equip multidisciplinari che potessero visitare a casa i pazienti e somministrare precocemente la terapia, i farmaci, le USCA, dovevamo avere 120 USCA in Campania, per quello che ne so, perché neanche i dati ci vengono forniti, nonostante siamo rappresentanti dei cittadini, ad oggi ne sono state attivate poche decine. Si sta facendo tutto quello che non si doveva fare, cioè si sta determinando una pericolosa frammistione all'interno degli ospedali, anche degli ospedali importanti, quelli che sono in grado di curare, di prendere in carico patologie complesse, diciamo le emergenze e urgenze, ebbene lì dentro i Covid non ci dovevano entrare, o ci dovevano entrare meno possibile, i Covid andavano posti in quelle strutture ospedaliere in qualche modo minori, che oggi vedono le loro attività prevalentemente sospese, in maniera da separare nettamente le due casistiche. Si è fatto esattamente il contrario. Ospedali come il Cardarelli, che è l'unico vero hub della Campania in grado di assistere, lo ripeto, le emergenze e urgenze più complesse, oggi è quasi del tutto invaso dal Covid. Cioè oggi se hai un infarto rischi di non riuscire a venire trattato adeguatamente perché il pronto soccorso è completamente invaso dai pazienti Covid, ma questo è un discorso che si può replicare all'interno di tutta la Campania. Siccome non sono stata ascoltata dalla Regione, io adesso mi rivolgerò ai singoli direttori generali, portando a loro direttamente le mie proposte, nella speranza che proprio in virtù delle grandi responsabilità che hanno e del fatto che gli errori li pagheranno anche in prima persona se dovessero commetterli, magari c'è una maggiore sensibilità all'ascolto e potrò ottenere che alcune delle mie proposte verranno messe in pratica. Vogliamo soltanto sfogliare velocemente l'altro libro dei misteri, il balletto apri e chiudi della scuola? Beh, guardi, questo è un tema molto delicato che io ho trattato con grande prudenza, non perché non ritenga che la scuola non rientri tra i diritti proprio primari da garantire ai nostri figli, ma proprio perché conosco molto bene lo stato devastato della sanità campana
e lo devo dire, lo riconosco, io mi sono battuta con il nostro governo nazionale per l'introduzione della zona rossa in Campania, non perché questa sia una vittoria, assolutamente, è il segno di una grande sconfitta, ma perché bisognava correre ai ripari, visto che stavano morendo troppe persone e i segnali che mi arrivavano e continuano ad arrivarmi dal mondo della sanità erano veramente disastrosi. Detto questo, quindi, noi dobbiamo mettere in sicurezza i nostri figli. Allora, piuttosto che entrare nella polemica apri tutto o chiudi tutto, io ho inviato al governatore una serie di proposte di buonsenso. Per esempio, un'apertura o chiusura delle scuole diversificata sui territori a seconda della, diciamo, condizione epidemiologica dei territori. Chiudere le scuole nelle aree interne della Campania, in paesi dove l'indice di contagio è bassissimo, addirittura dove non ci sono contagi, la trovo una negazione scellerata del diritto all'istruzione dei nostri figli. Ho proposto una serie, appunto, di iniziative anche per il potenziamento del trasporto pubblico, per la diversificazione degli orari, per consentire almeno a tutte le classi prime di ogni ordine e grado di poter studiare in presenza, perché classi prime vuol dire che i bambini o i ragazzi non conoscono neppure i loro docenti, hanno cambiato, diciamo, il livello dell'istruzione, quindi sono passati magari dalla scuola primaria, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, o addirittura alla scuola secondaria, quindi è un passaggio complicato, c'è bisogno di maggiore attenzione, quindi almeno un'attenzione a queste tematiche. Devo dire che non ho ricevuto risposta e che poi la risposta della Regione Campania è stata: apro tutto, poi la responsabilità al massimo se la prendono i sindaci. Non è questo, credo, il modo giusto per affrontare questo momento drammatico. Ci vorrebbe la massima sinergia tra istituzioni e non il gioco a scaricabarile che sono bravi a fare tutti. A questo punto ci potrei subito inserire ed innestare il famoso balletto a distanza di dichiarazioni, di insulti tra De Magistris e De Luca, chi parla da una parte, chi parla dall'altra, senza mai nominarsi, ma lo eviterei per amore di patria. Anzi, andrei avanti a parlare delle categorie produttive, che sono quelle che non battono cassa. Secondo lei i ristori, anche quelli in arrivo, basteranno a soddisfare tutte le esigenze reali di chi veramente patisce la fame a questo punto? Beh, sarei assolutamente falsa e fuori dalla realtà se le rispondessi di sì. Posso certamente dire che io ho apprezzato molto il modo in cui il governo nazionale sta lavorando, offrendo, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili che sono quindi leciti, facendo i conti chiaramente con la finanza nazionale, per dare il massimo supporto possibile. È chiaro che qualunque supporto non può mai eguagliare la perdita di fatturato che le aziende, le imprese realizzano in tempi normali, dove tutti consumano, dove tutti fanno una vita normale. Quindi questo non è un tempo di normalità. Bisogna purtroppo mettere delle pezze a un buco enorme che non ha provocato nessuno, che è il frutto di questa emergenza mondiale. Io apprezzo veramente lo sforzo del governo che lo sta facendo, che si è trovato anche a fare i conti con un sistema che dal punto di vista anche burocratico, degli strumenti tecnici, degli strumenti informatici, non era assolutamente pronto. Questo paese è in ritardo di 20 anni e certamente il ritardo non lo recuperiamo oggi, ma si sono fatti dei grandi sforzi. Io però dico un'altra cosa, magari non siamo in grado di dare tutte le risposte alle categorie produttive, però una cosa la possiamo fare, questo lo dico soprattutto per quanto riguarda il livello regionale. Possiamo certamente creare un luogo di confronto permanente con le categorie produttive, tra istituzioni e categorie produttive, in cui ascoltare. Le istituzioni si devono mettere in ascolto delle esigenze degli imprenditori, dei liberi professionisti, delle partite IVA, e capire che cosa si può fare al meglio con le possibilità che oggi ci sono in campo, perché certamente le possibilità e i limiti di spesa non sono infiniti, ma magari si assumono delle determinazioni che non sono quelle che servono. Io le faccio un esempio minimo, veramente piccolissimo. Durante la scorsa campagna elettorale, eravamo, diciamo, in prossimità del periodo estivo, io ho incontrato una serie di rappresentanze del mondo dei commercianti che mi chiedevano di poter anticipare i saldi anche solo di qualche settimana, perché questa sarebbe stata una misura in grado di dargli un po' di ossigeno. Ora, se io non li avessi ascoltati, non avrei saputo che questa era un'esigenza.
mi sono fatta carico di questa esigenza, ho diciamo spinto sull'assessore alle attività produttive della regione e alla fine siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Ora questo esempio va moltiplicato n volte e va portato su una scala più ampia e più alta, dove ci possa essere, eppure questo l'ho richiesto alla Regione Campania, un tavolo permanente con le categorie produttive per confrontarsi e anche ascoltare, ricevere proposte rispetto a quello che si può fare. E per chiudere, fremo dal farle una domanda che non posso evitare, proprio telegraficamente, insomma il fosso lo saltiamo a Napoli, il bilancio lo approviamo o no? Beh, lei sa bene qual è stata la posizione del Movimento 5 Stelle, è un'agonia. Vuol dire prolungare l'agonia, vuol dire semplicemente rimandare appunto un problema enorme. Purtroppo il fosso lo si può pure saltare, ma resta lì fino a che non ci si mette mano. E purtroppo la nostra città negli ultimi 5 anni, ma forse anche più, non è stata governata e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, perché poi questo si determina, questo si ripercuote chiaramente sulla negazione vera e propria dei servizi fondamentali alla cittadinanza. Quindi per me l'auspicio non è saltare il fosso, ma è finalmente colmare quel fosso e fare di Napoli, restituire a Napoli la grandezza che merita e che le è stata negata. Insomma, questo ammiccamento con Forza Italia si può anche fare? Beh, lo sta facendo De Magistris, non certamente noi. Bene, grazie Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale e ovviamente anche presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle in Regione. Ci vediamo quanto prima per continuare a verificare come stanno andando le cose in Regione da un altro punto di vista che non sia sempre quello monocratico del presidente De Luca, che domani pomeriggio ci dirà ancora una volta la sua, senza stampa e senza giornalisti. E le sue dirette urbi e torbi, io me le risparmio volentieri. Grazie. Beh, noi, a voi. Noi non possiamo, per ovviamente per questioni di lavoro. Grazie. Capisco, Valeria, buona giornata. Mi raccomando il contraddittorio, perché altrimenti in questa regione le informazioni non vengono mai fuori. Noi siamo qui, buon lavoro. Grazie. Arrivederci.